Ciao a tutti il mondo di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di come iniziare e approcciarsi come sopravvissuto su Dead by Daylight. Molti di voi me l'hanno chiesto, cosa iniziare, cosa livellare, cosa comprare. Quindi direi bando alle ciance, andiamo subito a parlare di quale primo sopravvissuto andare a livellare. Fra i primi sopravvissuti che vi consiglio di livellare c'è proprio Meg Thomas. Fra tutti quelli gratis che avete, tra Dwight e David King, alcuni di voi avranno anche Visconti e Feng Ming, ma non tutti. Dipende se siete da console o meno. Se siete dei consolari avete anche Feng, che è molto ottimo, però lo andiamo a vedere dopo. Il primo consiglio è di portare Meg Thomas al primo prestigio. Che cos'è un prestigio, se lo volete sapere? È la reputazione. Una volta che portate a livello 50 la tela sanguinaria, quindi livellate abbastanza per arrivare al livello 50 della tela, potete fare il primo prestigio. Una volta eseguito il primo prestigio potrete sbloccare i suoi perk, i perk del sopravvissuto, disponibili per tutti quanti. Quindi una volta che portate Meg Thomas, sbloccate i suoi tre perk, che sono tutti e tre, per iniziare, tutti molto buoni. Veloce e silenzioso, scatto improvviso e adrenalina. Sono tre perk che sono tutti sempre in meta e possono sempre essere utilizzati. L'unico piccolo consiglio però che vi do: quando usate scatto improvviso, non abbiate paura di utilizzarlo e anche di sprecarlo. Dovete vedere scatto improvviso come un metodo per arrivare ai vostri obiettivi, generatore, save, più velocemente possibile. Poi una volta che vi fermerete potrete utilizzare il generatore cui state riparando, save, curarsi eccetera, per recuperare dallo sfinimento. Il consiglio principale è: non camminate per tutta la partita, perché se camminate, ragazzi, perdete davvero tantissimo tempo e quindi perdete di efficacia e probabilmente perdete anche il game. Quindi mi raccomando, se usate scatto improvviso non camminate tutta la partita. Se vi vedo camminare vi flammo, io lo dico. Quindi comunque Meg Thomas è il primo sopravvissuto da livellare assolutamente, perché appunto ha questi perk che sono ottimi. Come secondo sopravvissuto che io vi consiglio di livellare, se ce lo avete perché siete dei consolari, Feng, in modo tale da sostituire scatto improvviso con agilità. Diciamo che in una build da sopravvissuto un perk sfinimento, che sono agilità, scatto improvviso, atterraggio bilanciato, in ogni build ce ne dovrebbe essere almeno uno. A meno che non avete nato per questo, ma tra poco viene nerfato, quindi anche questo lasciamolo da parte, non verrà calcolato adesso. Diciamo che in ogni build da sopravvissuto almeno uno di questi tre perk deve essere presente. E agilità è quello più versatile, perché lo potete usare quando volete voi durante un chase, invece di essere costretti appunto a dover camminare, perché molti di voi saranno tentati di camminare, o comunque potrete effettivamente usarlo durante un chase per far perdere più tempo al killer. Molto più versatile quindi di scatto, quindi molto buono, solo se ce l'avete. Però non ve lo consiglio di comprare subito Feng se siete dei consolari. Se non siete dei consolari, comunque un altro sopravvissuto che potreste livellare tranquillamente è Dwight, perché essendo che siete all'inizio del gioco ha il perk legame, che all'inizio può essere utile. Che cosa fa legame? Legame rivelerà le aure dei vostri alleati entro un raggio di 36 metri. Non è fortissimo all'inizio, però può esservi molto utile per sapere dove sono i vostri alleati, capire come agiscono, vedere cosa stanno facendo, flammarli se stanno facendo cagate. Però comunque in generale può essere utile. Di certo non è il consigliato top, però invece Mettiti alla prova è un perk molto forte, che permette di fare semplicemente i generatori più veloci se lo fate in combinazione con qualcun altro. Diciamo che questo si utilizza molto bene per cercare di gun rushare, cioè di chiudere più velocemente i generatori. Detto ciò, comunque con questi primi due sopravvissuti, tre se avessete delle consolari, il primo sopravvissuto che io personalmente vi consiglio è Kate Denson. Kate Denson ha uno dei perk secondo me più utili, che è momenti propizi, soprattutto se siete all'inizio. Momenti propizi permette di vedere i muri frantumabili, i luoghi di salto e i bancali, sia su che giù, che tirati giù, entro una distanza di 32 metri. Questo permette di studiare le mappe all'inizio, soprattutto se non conoscete bene come è fatta una mappa, dove possono essere situati i loop, dove possono essere situate le finestre, dove poter andare per riuscire a salvarsi dal killer. Momenti propizi è un perk che vi aiuterà tantissimo all'inizio a imparare come sono fatte le mappe. Ovviamente più con l'esperienza diciamo che potreste sempre toglierlo. Io tengo a tenerlo sempre perché può anche essere utile in un momento in cui voi non sappiate quali pallet sono già stati utilizzati e dove potete scappare in pratica. Anche se magari conoscete la mappa, non potete ben sapere che cosa faranno i vostri alleati, quale pallet useranno e quale cosa verrà buttata in pratica. Alternativa o come prossimo sopravvissuto da comprare, io vi direi Zarina Kassir. Perché Zarina? Perché ha due perk molto forti.
In via ufficiosa, che cosa fa in via ufficiosa? Vi siete mai trovati che vi tirano giù dall'uncino e il killer vi inizia subito a inseguire di nuovo? E vi tira giù subito dopo 10 secondi che vi finisce Endurance, che sarebbe quella cosa che non potete essere atterrati dopo tirati giù dall'uncino? Bene, in via ufficiosa estende questo Endurance di 10 secondi dall'uncino da 10 a 80 secondi. Quindi per 80 secondi, se verrete feriti, andrete in stato di sanguinamento invece di atterrati. Ma non solo, perché se fosse solo questo dice, forte, no male, ma in più la vostra aura non potrà essere rivelata dal killer per questi 80 secondi, i lamenti di dolore saranno attenuati del 100%, vuol dire che anche se siete feriti non farete rumore per questi 80 secondi e appunto ci farete tenacia, quindi non male. Ricordate però che questi effetti si disattivano nel momento in cui i cancelli di uscita sono azionati, cioè quando i generatori vengono completati o si viene o viene chiusa la botola in generale. Questi non funzionano perché sennò sarebbe troppo forte e chiunque potrebbe uscire a gratis con l'invio ufficioso, quindi per fortuna almeno questo non funziona. Però se vi trovate in questa situazione, che vi trovate sempre tunnelati giù dal gancio, con questo permette a voi di far perdere molto più tempo al killer, perché comunque dovrà hittarvi almeno due volte prima di tirarvi giù. Come altro perk che può essere molto forte con una combo recente è per il popolo. Non è per neofiti, ve lo sconsiglio per neofiti, però comunque può essere utile in un futuro, mettiamola così. Non stiamo qua a parlare troppo di For the People, Buckle Up, per chi lo conosce, oppure per il popolo e allaccia le cinture, però è lì, è un buon perk, può essere utilizzato, è una combo molto forte. Invece andiamo a parlare di qualche perk base che hanno tutti i sopravvissuti. Un perk molto forte è Parentela. All'inizio, se non siete, soprattutto se giocate da soli, il problema di Dead by Daylight come sopravvissuto è che incentiva a giocare di team. Spesso però, se volete giocare anche da soli, non è sempre fattibile. Indi per cui Parentela, all'inizio soprattutto, è un buon perk perché ti permette di vedere quando un tuo alleato viene appeso dove stanno tutti quanti, oltre per vedere l'aura del killer, ma ti permette di vedere esattamente dove sono tutti gli alleati, quindi vedere se qualcuno sta andando a fare il save. Se qualcuno sta andando a fare il save, ve ne fregate e vi fate cazzi vostri al generatore, in modo tale da non perdere tempo e non andare in due magari a fare un save che non serve, o perdere il generatore, perché lo scopo del gioco dei sopravvissuti è praticamente stare appiccicati ai generatori, parliamoci chiaramente. Questo perk farà rivelare tutte le aure quando un proprio alleato viene appeso, ma non solo! Se voi invece siete quelli appesi, Parentela si attiverà su tutti gli altri, quindi tutti gli altri sopravvissuti si vedranno a vicenda e quindi potranno, tecnicamente sperando che non siano dei random troppo scarsi, vedere chi sta andando a fare il save e decidere di conseguenza effettivamente in base alla posizione. Quindi è molto forte, molto utile, non è fortissimo, però è molto utile all'inizio Parentela proprio per questa ragione qua, soprattutto perché aiuta anche con i propri alleati a poter, diciamo, parlare anche se non siete in Discord. Un altro perk che può esservi utile, soprattutto se all'inizio, perché magari avete problemi a trovare i generatori, Deja Vu potrebbe aiutarvi. Deja Vu rivelerà l'aura di 3 generatori più vicini fra di loro, ottenendo un bonus del 6% alla velocità di riparazione. Non è tanto per il bonus che ve lo consiglio a voi, ma perché appunto se siete all'inizio neofiti del gioco non conoscerete le mappe, quindi non conoscerete dove più o meno spawneranno i generatori. Un consiglio che vi do comunque per cercare i generatori: se guardate in alto si vedono delle aste praticamente di luce sopra i generatori, alcuni sono sempre uguali di spawn, altri no, però in generale ci sono queste cose. Deja Vu appunto rivelerà l'aura dei 3 generatori più vicini. Cosa vuol dire questo? Un problema grave che magari non tutti sanno si chiama Trigen. Il Trigen, che cos'è il Trigen? Magari l'avete già sentito nominare come nome. Sostanzialmente quando un killer ha 3 generatori molto vicini fra di loro e continuerà a difenderli senza magari committare, quindi iniziare un chase, un inseguimento sopra con un sopravvissuto fino ad atterrarlo. Quindi invece magari resterà solo intorno a questi 3 generatori, continuerà a calciare, continuerà a dar fastidio in modo tale che voi non riusciate a fare questi generatori. Deja Vu aiuta perché quando vedi 3 generatori vicini ne prendi quello al centro dei 3 e cerchi di tagliare, diciamo, il trigger, quindi li allontani il più possibile, oltre che ti dà il 6% di velocità. Ti aiuta, quindi aiuta, vi aiuterà a rompere il trigger e anche a vedere la posizione di dove sono questi maledetti generatori. Come funziona la tela? Questa è molto da imparare, perché dopo che raggiungete il prestigio 1 potete farla anche in automatico, però c'è un modo effettivo per cercare di risparmiare più punti sangue possibili, che è molto importante soprattutto se siete all'inizio. Dopo che raggiungete il livello 10, l'entità inizierà a mangiare pian piano degli slot. Voi dovete cercare di obbligare l'entità a mangiare gli slot che vorrete.
Praticamente, quando voi prendete un perk, o anche più avanti quando non ci saranno più perk da comprare, dopo un tot che sbloccherete, l'entità viene creata dalla parte opposta dove c'è il perk, dal secondo perk nel caso ne avete due da sbloccare. Come vedete qua si è bloccato questo. Se io adesso vado a continuare a livellare, lui continua sulla strada, ne livello un altro e andrà qua. Nel momento in cui arriva nell'intersezione mangerà tutto, quindi in questo momento, solo per questo, per questa tela, ho risparmiato 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.500 blood point solo per questa tela. E ovviamente questa cosa la potete fare su ogni livello. Magari non tutti riuscirete a farlo efficientemente, perché la tela magari non verrà creata in un modo efficiente. Però comunque anche qui, nel poco che posso fare, se riesco a farlo andare di qua, almeno 2.000 blood points me li sono risparmiati. Prendiamo sempre le cose meno costose. E comunque, nel bene o nel male, pian piano cerchiamo di andare a risparmiare. Anche qua, per esempio, della lampada bizzarra, per esempio, non me ne può fregare di meno. Quindi vado a prendere il perk stringi denti, in modo tale che il perk chiaroveggenza viene bloccato. E poi va a bloccare la lampada bizzarra, che mi costerebbe 5.000. E anche qua è altro risparmio, capito? Cercate sempre nella Bloodweb di risparmiare il più possibile, perché non avrete soldi infiniti, soprattutto all'inizio. Quindi ragazzi, tra l'altro, piccola cosa extra: se avete Amazon Prime e vi collegate a Twitch Prime, oltre che farmi la sub gratis, che potreste farmela ogni mese, potete anche andare a ritirare 400.000 blood points che vengono regalati su Twitch ogni mese. Ogni tanto Twitch Prime vi permetterà anche di avere il pass. È raro, è successo solo una volta finora, non si sa se risuccederà. Stare attenti non fa mai male, insomma. A questo punto, se siete dei player da PC, potreste comprare Fang. Fang è molto utile, agilità come dicevo prima. Se volete invece rischiarvi un po' di più, potete invece iniziare a livellare anche David King. Perché David King? Perché ha il perk morto stecchito. Però morto stecchito non è così facile da giocare, ci vuole più abilità. È comunque un buon perk, se saputo utilizzare è molto forte. Hai risk, hai reward. Rischio alto, però ti rewarda tanto, quindi anche questo non è male come idea. Questo comunque è per i sopravvissuti in generale. Quali livellare? Come altro consiglio che vi do, mio personale, è cercate di imparare come si fanno i loop. Il gioco si basa molto su fare i generatori e fare i loop. Se sapete fare uno, dovreste imparare a fare anche l'altro. Non sempre sarà possibile imparare e fare sempre precisi. Ricordate sempre che verrete comunque atterrati nel bene o nel male prima o poi. È normale, non è facile fare un 5 gen chase e poi scappare senza mai farsi prendere. È normale farsi tirare giù, soprattutto con inesperienza. Ricordate però che appunto vi dovreste allenare. Allenatevi il più possibile. Se avete qualche amico, magari fate degli 1v1 con lui, in modo tale da capire magari bene com'è il funzionamento. Magari andate in custom, guardatevi la mappa insieme, prendete il killer, mettete dei bot, esplorate un po' la mappa. Quindi fate un po' di esperienza, cercate un po', carburate. E in tutto questo cercate di imparare come fare i loop, dove spawnano le pallet, le finestre. Se avete momenti propizi, equipaggiatevelo così che potete vederlo più facilmente. E anche dove sono i generatori, perché comunque ricordate che il generatore è il modo per scappare. Anche se è noioso, cosa che io reputo molto noioso fare un generatore, cercate di stare appiccicati il più possibile al generatore. Se sentite il battito cardiaco, ma vedete uno dei vostri alleati magari che è inseguito, perché se vedete nell'HUD in basso a sinistra vedete tipo le ossicine a muoversi, non staccatevi dal generatore istantaneamente. Aspettate magari che il killer sia un po' più vicino, o se avete visione di lui, semplicemente state attaccati al gen e tenetelo sotto d'occhio. Quindi cercate di stare appiccicati al gen. Come altro consiglietto, finché non sapete di che killer si tratta, appena vi attaccate al primo generatore, state allerta, perché potrebbe essere un Ghostface, potrebbe essere un Myers, potrebbe essere un Killer Stealth senza Terror Radius, un Wraith. Quindi dovete stare occhi aperti e guardarvi tutto bene attorno. Una volta che sapete che almeno il killer non è stealth, vi potete rilassare un attimo, per quello sì. Però all'inizio del game cercate di stare proprio attenti, 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 mi raccomando. Per il resto ragazzi, qua finiscono i miei consigli. Se volete saperne di più ne metteremo sicuramente altri. Se avete qualche domanda scrivetemi, raccomando, nei commenti. Comunque ragazzi, ricordiamo che facciamo anche un servizio di coaching. Se volete avere più informazioni comunque, potete passare sul nostro Twitch, twitch.tv/snagged014. Trovate tutto comunque in descrizione nel caso. E niente, questo è tutto quello che avevo da dirvi ragazzuoli. Spero che vi sia servito, spero che vi abbia aiutato. Se avete domande scrivete comunque nei commenti. Se avete comunque un feedback, mi raccomando,
iscrivete e diteci la vostra. Fatemi sapere anche quale prossimo video vorreste vedere nel canale, che vi possa aiutare o meno in generale, o che vi possa semplicemente anche stuzzicare la fantasia. Detto ciò, ragazzuoli, vi auguro una buona giornata, una buona serata, in base a che ora state guardando questo video, e ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao ragazzi.